Grazie a un intenso lavoro di restauro e messa in sicurezza, il 21 maggio 2017 è stata riaperta la Via delle Agavi. Un percorso panoramico inserito all'interno dell'insieme di monumenti storici edificati sul promontorio che divide in due il borgo di Monterosso al Mare. Grazie a questo sentiero si possono raggiungere il castello di epoca alto-medioevale e il convento dei Cappuccini, costruito nel XVII secolo, intorno al cui muro perimetrale passa la parte panoramica di questo sentiero, abbellita da una statua di San Francesco, opera di Silvio Monfrini, realizzata nel 1962. Nella primavera del 2013 una frana aveva reso inagibile questa spettacolare via paesaggistica, ma con una serie di lavori ben coordinati e finanziati, la messa in sicurezza e la rivalutazione hanno restituito la possibilità di ammirare un panorama unico nel suo genere. Un angolo di paradiso da cui lo sguardo può agevolmente spaziare sull'immensità del mare, dall'uno all'altro dei due capi che delimitano il Golfo delle Cinque Terre, la punta di Montenero e la punta del Mesco. Oh, alide ali dell'aria, ora son io l'agave che s'abbarbica al crepaccio dello scoglio e sfugge al mare dalle braccia d'alghe, che spalanca ampie gole e abbranca rocce.